Allora, una vittoria importante quella di oggi, dopo due sconfitte consecutive, una vittoria con la fascia di capitano al braccio, 350 presenze in Fiorentina. Quanto significa per te, Manu Pasquale? Prima di tutto significa la vittoria di oggi perché comunque c'è la volontà di riscattare due risultati negativi di Lazio e Milan, anche perché sono dietro iniziano a farsi sotto. Quindi la cosa positiva, la cosa importante era quella di raggiungere la vittoria oggi. E la squadra ha fatto anche, oltre a un ottimo risultato, ha fatto una grande prestazione, non concedendo nulla al Torino. Personalmente sì, sono dei numeri importanti. Dopo 10 anni penso sia anche una cosa un po' normale aver fatto così tante presenze, però è una soddisfazione personale, come sarà una soddisfazione sentire il proprio nome echeggiare in curva. Sicuramente i tifosi, al di là delle mie doti tecniche che possono piacere o non piacere, sicuramente l'avranno fatto perché il sottoscritto mette la squadra in questa maglia prima di tutto e cerca di sempre il massimo, al di là dell'avere o non avere la fascia di capitano che è successo in questi mesi. Senti, ma è stato un caso legato a questa ricorrenza oppure il mister ti ha detto che torna a te la fascia, ecco, così ci capiamo qualcosa anche noi. Non lo so, è una cosa che dovete chiedere all'allenatore. Sicuramente hanno fatto piacere a lui, insieme allo staff, insieme alla squadra, abbiamo deciso questa cosa. Però, al di là della fascia al braccio, anche in questi mesi sono sempre andato in campo, dando il massimo, perché sono convinto che a quasi 34 anni non è una fascia a cambiare la sua metodologia né di allenamento né di essere. Quindi devo continuare ad andare in campo e essere un esempio a tutti gli altri. E se vuoi essere un leader, un capitano, lo sei anche senza la fascia. Questa vittoria piana, diciamo, quelle sono state un po' i malumori create in città dopo le due sconfitte consecutive. Andrea Della Valle oggi non ha parlato, voi avete avuto modo di parlare con lui e che cosa vi ha detto? No, non c'è, lui era contento come eravamo contenti tutti noi di questi due risultati, di questi risultati di oggi. Amareggiato invece per le settimane scorse perché non erano arrivati dei risultati positivi, perché c'era la possibilità di tenere il Milan comunque lontano e continuare a fare una corsa importante lì davanti. Normale che dispiace, però abbiamo incontrato delle ottime squadre che sono riuscite a metterci in difficoltà. Oggi invece la squadra ha reagito al meglio, creando grandi opportunità di gol e comunque prendendo la partita sul 2-0 senza concedere nulla. Senti, una cosa al volo, Manuel, tu conosci ormai da tanti anni lo spogliatoio viola e l'ambiente. È un gennaio piuttosto movimentato, chi arriva, chi parte, come sta vivendo lo spogliatoio questo momento? Hanno spogliato, la cosa penso basilare e principale è che lo spogliatoio è tranquillo, è una squadra che comunque ci arriva la viene accolto veramente nel migliore dei modi. Sono dell'idea che non è difficile inserirsi nel nostro spogliatoio perché è una squadra che si allena molto seriamente. Soprattutto una squadra tranquilla senza grilli per la testa o giocatori fuori dalle righe. Quindi nel momento in cui un giocatore dà la massima disponibilità e si allena al meglio, si inserisce automaticamente dopo veramente 2 secondi. Quindi i ragazzi che arrivano hanno dato dimostrazione di essere ottime persone, quindi si sono già inserite e integrate velocemente, tanto che oggi due comunque di loro hanno già trovato spazio. Però manca il difensore Manuel, che ancora non è arrivato e che doveva essere, diciamo, il primo innesto in questa rosa. Non lo so, quella è una scelta dell'allenatore insieme alla società. La cosa più importante è che dopo 2 settimane che la nostra difesa era sotto, tra virgolette, attacco da parte vostra, oggi è chiuso con 0 gol subiti. Ti È la chiedo cosa più importante. come è salutato Giuseppe Rossi, se ti auguri magari aggiungere. Beh, è un grande giocatore, deve solo riuscire a trovare spazio e trovare condizione. È normale che poi le scelte le ha fatte, penso, in base a questo. Sicuramente spero sia stato un arrivederci. Grazie.